apre Lineup Store, disponibili magliette e cover per smartphone, link in descrizione. Bene, abbiamo salvato Giovanni dal suo triste destino. E mo che minchia dobbiamo fare? La medaglia di Blaine dobbiamo ancora prenderla. È morto Blaine. Magari hanno riaperto la palestra a Dildopoli. E magari Purple ne è diventato il capo. Decidi tu, fai il sindaco tu dei Pokémon allora, visto che sai come vanno le gerarchie. Io ho l'impressione che non sarà cambiato Ugaz. Ah, ancora chiusa, mortacci loro. Vattene bimbo, non c'è niente da guardare qui. Se stai cercando Purple è al percorso 19. Ci siamo già stati al percorso 19 e Purple non c'era. Ho capito, dov'è? Ma è sulla mappa. Boot. È in quella cosa leggendaria dei draghi camper. No, Giova, il percorso 19. Sì, ma magari questo è ancora percorso 19, vedi? 22. È questo qua sopra? È questo il 19, appena fuori di Dildopoli. Quindi, questo è il percorso 19, bene. Ora cerchiamo ovunque. Vuoi usare il detector? No, no. Si fotta il detector. Voglio un cazzo di repellente. Bene. Detective Adolfio is on the case. Magari ho usato la tecnica della sostituzione. È un albero. Dobbiamo parlare con tutti gli alberi, camper. Questo le ci hai pensato? Ma qua dentro? Questa era la casa battaglia. E magari è qua dentro. No, ti prego. Beh, direi che non c'è. Aspetta, ma se sono gli alberi caduti, magari c'è su qualcosa di eclatante. Fammi controllare di nuovo. No, non c'è. Ma parlaci con quella gente. Che si fotta. Ah, oh, non c'è. Questo è il percorso 20. Dov'è Purple? Purple. Alberino 1. Prova ad andare di qua. Alberino 2. Prendi l'acqua. E magari si può andare a destra. Questo è il percorso 20. Ci sono le rocce. E qui alberi. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Cos'è vuol dire Runco Harbor? È il porto di Runco. C'è un porto a Runco? Boh, è sul mare. The Dead End. Questo è un posto che io ci andrei, ad esempio. È leggendario abbastanza. Io ci andrei alla fine. Sì, come suggerisce il nome. Però cazzo c'è. Andiamo a Runco Harbor. Torniamo a Case Town. Dov'è il devi porto? Devi scendere, ma come devo scendere? Ma hai visto la mappa com'è fatta? Dovrebbe percorso 21 sulla destra. Ah, per di qua. C'è una zona nuova. Il campo della geografia è sotto, lui va sopra e a sinistra. Dici, ma no, è in basso a destra. Comunque sarà divertente. No, non lo sarà. Spoiler. Spoiler, non mi perdete niente. Fare il giocoliere non è l'unica cosa che so fare. Sa pure fare schifo, lui è avanti. Giocoliere dei miei cazzi. Il Fritz. È l'amico Fritz lui. Cioè, famosissimo amico Fritz. Ci giocava a scacchi insieme. E questa battuta è per pochissimi. Possiamo forse aggirarlo uno. Yes baby. Oh, che bello. Vedrai quando torneremo indietro, non ce ne ricordiamo. Che divertente. Però è il team Eroin. Camper, vuoi finire l'episodio a mezzanotte e mezza o tra 10 minuti? A mezzanotte e mezza, aggiudicato. Sto per ridurti a brandelli. Che culo, era il mio sogno. Guarda che se non ci dai informazioni utili su Purple, mi incazzo. È il turno di Shackle, il Pokémon di seconda generazione che non si è mai inculato nessuno. Ma ti dico, una volta io l'ho preso e ho detto no, cioè non può essere completamente inutile. Voglio livellarlo e dargli un'opportunità. Come lo do a tutti un'opportunità. Pure Rattata ce l'ha avuta e ci ho finito la Lega. Lui impara Lega tutto, avvolgi botta, Lega tutto, avvolgi botta, che fanno un danno alla volta e non serve a una madonna. Magari adesso nella generazione 6 ha pure 4 evoluzioni. Che ne sai? Riesce l'idra da tutti i buchi della tartaruga. Che le teste vengono fuori. Sto per essere degradato un'altra volta. Quindi degradiamo uno alla volta. Anche l'episodio scorso mi aveva tirato di grado un paio. Ora ci parli. Avrò la mia vendetta. E spiegami a cosa serviva a sfidare quel Team Heroin. Per livellarmi i Pokémon. Ma chi Charizard? Guarda la mia nuova bici. Non avrei mai nulla di così fico. Ok, a posto, posso andare, no? Mannaggia. Minchia, ma non si sfonda la bici se sei così ciccio. Bellissimo! Cos'è? È Charizard Popoviero questo! Crocoroc! Sembra il super nemico delle tartarughe ninja! Non è un Pokémon questo! Crocoroc! Viene un altro cartone! Devi fargli la mossa più forte che hai, perché questo qui secondo me ci può uccidere! È troppo Popofiero! Unexpected proprio! Ehi, stavo camminando qui intorno e riflettendo! Mi sono resa conto che voglio proprio un Scyther femmina.
Riflettendo mi sono reso conto che sto sprecando tempo della mia vita. Puttana. Lei vuole scambiarlo però. Inculati. Comunque guarda quanta gente con i capelli viola che c'è già. È un buon segno secondo me. Quelli vogliono fare le cose di coppia. Sono scambisti. Ah, lo sapevo. Distruggeremo il tuo mondo. Aspetta, ma siete due bambini di 8 anni. Vedi, a vedere troppi cartoni giapponesi come si diventa? L'ho sempre detto io, fanno male. Coppia fica Isaac e Meg. Oh oh, si livella. Lancia fiamme. Bellissimo, questo fa 90. Questo fa 95. 95 e framebus 70 e slash. Ma sai che slash non serve proprio un cazzo comunque. Io preferirei tre mosse di fuoco una dietro l'altra, così quando finiscono ce le abbiamo. Sì, hai ragione, togliamo la cerazione, va. You carry like a breaking ball. Sei davvero venuto come una palla da demolizione. Best testo ever in the story of music. E siamo arrivati al porto di Runko. E ci sono solo tre persone. Cazzo che culo. La nostra nuovissimissimissima barca ti porterà nel Runko Island. Sei un biglietto. Magari il nostro della ASSA non lo accettano. Vai lì, glielo fai vedere, fai lo gnorri. Devi andare lì più convinto del controllore camper e così ce la fai. Dannazione, dove sono tutti i Pokémon? Dove dovrebbero essere? Sicuramente non nel piazzale, o nell'acqua o nell'erba. C'è un sacco da fare nel Runko Island. O almeno così ho sentito. Io che speravo di finire il gioco presto. Ma è che c'è Purple qua dentro. Ah, finalmente una persona conosciuta. Aspetta, aspetta, aspetta. È Gary, non è Purple. Io non mi ricordo più bene la differenza tra i due, perché li vediamo sempre intercambiati. Perché vedi che c'ha comunque la giacchetta un po' viola. Quindi chissà chi è. È Purple. Tutti la stessa capigliatura qua in sto gioco. Ok, grazie marinaio. Oh, Adolfio. Il fatto è che noi ci chiamiamo in maiuscolo è sempre da urlarlo, ma in realtà abbiamo scritto noi male. Oh Adolfio, allora ce l'hai fatta ad arrivare fin qui. Ero stato colpito alla testa, ma tu hai continuato il viaggio come un vero campione. Questo è lo spirito. Sono piuttosto sicuro che tu voglia sfidarmi, giusto? No, no, ti stai sbagliando. Ma ci dà la medaglia camper forse. Non mi interessa, guarda, il mio sogno era fare il pescatore, non te l'ho mai detto. E perché avevo cominciato Pesca Simulator anziché il gioco di Pokémon allora? Non lo so, me lo sto chiedendo anch'io. Dimmi, ti senti pronto per un duello? Sì, è la risposta da dare. Siamo Adolfi e abbiamo lanciafiamme, camper. Cosa vuoi temere? Gli americani. Siamo per l'arbor qua, eh. Questa non sarà una battaglia come tutte le altre. Ma perché? Non potevamo fare le solite un turno per ciascuno, si combatte. Dovevamo fare handicap match, non ho capito. Ci sono i tre marinai che ci pestano, intanto lui si attacca con i Pokémon. Sarà un te contro di me, Adolfio. E fin qua è normale. Sì, infatti. Dove sta la novità? Le regole sono semplici. È come una battaglia Pokémon. Solo che non la chiameremo battaglia Pokémon. Lo chiameremo te contro di me. Lo chiameremo me contro te. Posso chiamare il video me contro te? Voglio fare il clickbait supremo. Ora vi siete spiegati il titolo. Me contro te vuole fare. Ma smetti di ridere. Ragazzi, noi facciamo lui, lui fa Sofì. Ma si traveste. I Pokémon sono i cagnolini da vestire. Dai, sentiamo le regole quelle vere. Ma invece noi siamo i Pokémon. Stiamo capendo bene? Vuoi fare a pugni? Vuoi fare una scazzottata con i Pokémon che ci dicono che mosse fare. Yeah, facciamolo. Bene Adolfio, let's rock and roll. Allora, cosa sta per... Ragazzi, sta succedendo dell'incredibile in questo gioco. Forse dobbiamo dirgli di no, salvare e poi dirgli di sì. Perché qui non sappiamo neanche come si gioca sto gioco. Non lo vedrai neanche arrivare. Ah, ragazzi, facciamo veramente una scazzottata con Purple. Quanto è troll questo gioco. Difesa, attacco preciso, attacco potente o attacco speciale? Chiaramente, attacco speciale. Attacco speciale. Hai penetrato le difese dell'avversario. Vediamo se la vita scende. Gli HP, no, sono 10. Oh! Non ti farò vincere. Scegli un comando. Difendiamoci, dai. Come ho fallito? Ma che cazzo serviva allora difendersi? Hai fallito la parata dell'attacco dell'avversario. Quanta vita perdiamo? Uno. Quando è che viene fuori Tom Mucker e ci dice che siamo su scherzi a parte o cose del genere? Perché non sto capendo. Attacco di potenza.
Spaccano le botte. Oh, c'è stato un contraccolpo, ci siamo colpiti contemporaneamente. Lui ne ha persi due, noi ne abbiamo perso uno. Abbiamo fatto un buon trade, Camper, mi è piaciuto. È stato worth. Non mi arrenderò così facilmente. Frasi fatte da combattimento. Facciamo stavolta attacco di precisione. Cioè, calcio nelle palle. Il tuo attacco non è stato bloccato. Ah, ha provato anche lui a fare difesa, il merdoso. Ma solo uno toglie, che merda. Sei vicino ma non ce la farai così facilmente, sono tosto. Vai, continua a fare attacchi di forza. Sì, infatti. Figlia il cazzo questo. Ah, me l'ha schivato. Andiamo di attacco di precisione. Che stanno facendo? You crossed with blade opponent. Cioè, avete tipo le spade che si colpivano e si stavano spingendo avanti e indietro, le onde energetiche, capito, Camper? Attenzione, attenzione! La tecnica segreta di Purple. Mo ci one shotta. Difendi. Difendi. Ah, ci ha penetrato la difesa pure lui. Cazzo, la nostra vita è scesa a 5. E vai, sono pronto a schivare il tuo prossimo attacco. Attacco preciso. Fallo di preciso. Siamo colpiti a vicenda. Che lui culo. Ne ha perso uno, noi abbiamo perso due, Camper. Perché? Attacco di forza, dobbiamo proprio sfondare. Ancora. Ancora. Beh, 1-1. Attenzione, non mi arrendo ancora. Nel dubbio. Nel dubbio facciamo double KO, voglio dire. Vai. Ti siamo colpiti a vicenda! Tutti e due morti! Hai perso. Ma come sì, ma anche tu hai perso, faccia di merda! Vabbè, hai perso, ma non ti abbattere. Mi sono allenato molto più di te, sappilo! Quindi... Ma non abbiamo perso, era un pareggio! È finita in parità! Faccia di cazzo! Adesso gli tiro un altro cartone. Forse vincerai la prossima volta. Ci sta prendendo per... Vabbè, ma sì, siamo su scherzi a parte, Camper. Sì. Dai, adesso viene fuori veramente l'inviato. La vedi quella barca laggiù? No, non la vedo. C'è sopra il testo, è per quello che non la vediamo probabilmente. La puoi usare per viaggiare fino alle Rook Island. Oh, ma hai battuto Giovanni? Bene, quindi... Puoi ottenere la medaglia Vulcano sulle Rook Island. Da me! Prima di andarmene, ho un piccolo regalo per te. Spero sia un tirapugni borchiato così ti sfondiamo la faccia. Poche radar. Ma che cazzo ce ne fotte? La fine di Pokémon Ancestor sta proprio completamente degenerando in un... Non me ne fotte un cazzo. Voglio le medaglie. Il Pokémon Radar aumenta le probabilità di trovare Pokémon Shiny e Pokémon Rari. Sì, vabbè, gli unici che troviamo fanno teletrasporto, quindi... Ok, abbiamo parlato abbastanza. Purple out. E se ne va sulla nostra barca. E come facciamo ad andare? Mo scopri che ci sono solo due posti. Ragazzi, per oggi abbiamo fatto abbastanza. È più che degenerata la situazione. Abbiamo fatto a pugni anziché una battaglia. Abbiamo fatto un me contro te. Io non ce la faccio stare serio in questo video. E va bene così. Ragazzi, dal Camper. Traspone tutto. Noi ci vediamo. Dove, quando, come? Come? Ma con un prossimo video. Asgana away.